quest'uomo ci ha guardato male. Anche questo ci ha guardato male. Forse perché siamo in mezzo. Forse perché siamo in mezzo alla strada. Bene, rieccoci nella gloriosa Maremma in compagnia del dolce Pimpio Rezion e della dolce Lilla. Prima di scaricare il furgone con tutto il materiale dedito al nuovo orto di Antelechia, facciamo un giro nell'orto per vedere come stanno andando le fasi della lavorazione. Come stanno andando le fasi della lavorazione? Andiamo a saperlo. Dopo la gloriosa aratura si narra che si è stata fatta una importante morganatura. Che cos'è la morganatura? Possiamo ipotizzarlo. Che cosa può essere la morganatura? Immagino che sia una roba per impicciolire le zolle. Potrebbe esserlo. Potrebbe esserlo. Andiamolo a vederlo. Andiamo a vederlo. Ecco il famoso morgano con dei bellissimi dischi. Questo è il morgano? Questo è il morgano. È il frangizollo. Dischi lisci. Dischi ondulati e una sorta di rete per pettinare, per togliere via lo sporco, la stoppia e lasciare il suolo in un discreto buono stato, almeno in superficie. Questo sì che sembra un suolo bellissimo, vero? Ma che poi non è altro che, adesso da qui non si vede, di dietro ce n'è uno che forse è stato solo arato. Può essere. Sembra cemento. Sì. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Forse merito di questo attrezzo? Questo mi sa che non è stato arato, tra l'altro, è stato solo morganato. Oddio. Sì. Ti ricordi che qui la volta scorsa era pura stoppia di biada? È vero. Per accedere all'orto però dobbiamo andare di là. Bello. Questo avrà 80 anni. Anche di più. Stecolino. Sì. Ed è così, sotto questa sorta di arcata generata dagli alberi, che arriviamo all'entrata dell'orto. Vedete l'importante presenza di alberi monumentali e come le loro chiome ci innamorano. Vuoi forse aiutarti? Vai. Passo? Mm-hmm. Bello. Quando eravamo rimasti l'ultima volta avevamo appena finito di accumulare questa roba e qui si arava e adesso eccolo il terreno morganato. Questo è stato arato e morganato per voi? Arato e morganato per noi. Molto bello. Non è commovente? Sì. A colpo d'occhio quanta terra ti sembra? Tutto o questo? Questo. Un mezzo ettarino? 1000 metri. Quasi, dai. Questo è un decimo di ettaro? Questo è un decimo di ettaro. 10 di questi fanno un ettaro. Dio mio. Ma voi immaginate essere qui tutti insieme a praticare l'arte del coltivare i campi con un bel landscape di questo tipo e Saturni a 20 minuti. Peonino. Loading 3%. Esatto. Fai 30 almeno. Mi avvio a fare una piccola panoramica. Perché in tutto questo qual è il discorso?
che io, in modo un po' egoistico, un po' amorevole di quel tipo di amore egoistico, vorrei tanto che il buon Fifo e la dolce Lilla potessero seguirci in questo folle salto verso la Maremma. E mi immagino questo luogo in cui tutti e quattro ci dedichiamo all'arte del coltivare i campi. Vedremo, perché loro sono molto molto affezionati alla materna Romagna, come non comprendere d'altronde. E quindi, senza insistenza, senza accanimento, rimaniamo così, come un fiore pronto a ricevere un eventuale insetto impollinatore. Arriviamo alla terra e alle nostre ombre lunghe. Com'è venuta questa terra? Buttiamoci una mano dentro. Qui vediamo importanti quantità di rizomi di gramigne che hanno una voglia matta di rispuntare. Qui vediamo le zollette che si sono già asciugate e sono belle dure, ma in mezzo alle zollette, subito sotto allo strato in fase di essiccazione, abbiamo uno strato umido in cui le zollette si sgretolano e in cui comunque c'è parte del suolo più sciolta. A questo punto una cosa interessante sarebbe fare un lavoro terreno superficiale tipo con la motozappa per migliorare la superficie, almeno nelle fasce coltivate che dovremmo mappare per ricreare il famoso letto di semina. Ovviamente potremmo farlo con la motozappa, ma anche con la forcavanga, la zappa a mano. Ecco, questo dipende da quanto tempo avremo, da quanta forza lavoro avremo, e devo ammettere che già da adesso non posso fare a meno di osservare questo luogo in cui ancora qualche tubo è rimasto involontariamente sepolto. Non posso fare a meno di osservare questo luogo e pensare che sarebbe bello poter accogliere nuovi flussi di partecipanti che vogliono vivere esperienze agricole insieme a noi in questa terra. Quindi vediamo prossimamente se sarà possibile fare un poco di ospitalità, ma intanto anche oltre le aspettative. Davvero? Sì, è bellissimo, molto piacere. Poi lui diceva la preoccupazione del fatto che il terreno, vedi, fosse collinare, che fosse difficile. Invece questa è una parte comunque abbastanza in piano. Questo è buono, soprattutto da qui in fuori ci sono altri 4.000 metri che si potrebbero includere, quindi anche soltanto avere una fetta così di mezzo ettaro di orto. Cavolo, infatti se ne fa che se ne fa. Ma poi il terreno che andrebbe con la casa, con il terrazzo, che è di là da quella macchiettina di bosco che vedi, ci sono 6 ettari che sono quasi così. Che è sempre quasi parte del podere. Sì? Sì. Posto. E come per arrivarci a piedi? Sì. Dici che ce la facciamo? No, ci andiamo in macchina, facciamo il giro della strada. Okay. Oppure ci facciamo una passeggiata. Ah, sì. Carichi per andare al terreno? Super carichi. Pronti, ragazzi? Carichi per andare al terreno? Certo! Sì. Carichi per andare al terreno? Sì! Carichi per andare al terreno? Sì! Thank you.
sementato? Hanno sementato sì. Il grano probabilmente. Non hanno messo la vena? Forse hanno messo la vena nel trifoglio, ora che me lo fai pensare. Signori, prego.